collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite, allora, Mattia De Iulis. Allora, prima cosa, parliamo di fumetti, è un'arte perché è cultura, ma soprattutto la prima domanda viene spontanea. Molti ti hanno chiesto di raccontarci chi è. Noi ti diciamo, se dovessi disegnare Mattia, come lo disegneresti, ma soprattutto con quale tecnica e con quale vestito? Ok, allora, intanto ciao a tutti. Allora, è una domanda particolare. Quello che ti posso dire è che lo disegnerei tra i supereroi Marvel, visto l'amore che ho per questa casa editrice, per tutti i supereroi Marvel. Ti direi con un tratto realistico, perché sicuro, per come insomma sono fatto, per come mi piace lavorare, sicuramente lo farei così, perché non penso di poterlo disegnare diversamente. E ti dico, con il vestito di Spider-Man sicuramente. E quando ti nasce l'idea di intraprendere il mondo del fumetto, visto che comunque tu di studi vieni da un altro settore? Sì, io ho fatto durante le superiori ho fatto l'istituto tecnico agrario, quindi diciamo una cosa abbastanza diversa. È venuta, diciamo così, gradualmente. Ho sempre lavorato a casa, insomma, disegnato tutti i giorni, diciamo, non tra un allenamento e l'altro, tra uno studio e l'altro. E poi, diciamo, verso il terzo superiore ho iniziato a pensare che potesse magari diventare un lavoro. Infatti poi dopo ho fatto gli studi a Roma per continuare, per coltivare ancora di più questa mia passione. E dopo 2 anni di gavetta sono, diciamo, entrato in Marvel, quindi è andata, diciamo, bene, cioè ho studiato bene. Il primo lavoro che hai presentato, cosa ci racconti dei primi lavori? Allora, i primi lavori erano carichi di insicurezza e di speranza, nel senso che speravo, che ero in una fase di studio in cui non mi sentivo pronto per il disegno, soprattutto perché vengo da uno studio di illustrazione, 3 anni di illustrazione e 1 anno di colorazione digitale per fumetti americani, quindi diciamo che lo studio del fumetto l'ho fatto a casa leggendo ogni giorno fumetti. E piano piano, anche grazie ad Arianna Florian, che mi ha sempre spronato a disegnarli piuttosto, invece che, diciamo, colorarli e basta, anche David Messina mi hanno sempre, diciamo, supportato, e alla fine mi sono buttato, ho fatto un mio progetto insieme ad altri disegnatori in cui raccontavo una storia totalmente disegnata e colorata da me, e è piaciuto la Marvel, e quindi poi dopo mi hanno fatto fare una prova di un anno, cioè in un anno mi hanno chiesto tipo 6 pagine su Star-Lord e Thanos e poi mi hanno preso. E Qual è stato il momento in cui ti sei accorto che hai fatto un cambiamento di stile, di tecnica, ma soprattutto che poi alla fine ti ha fatto crescere ancora di più? Allora, non ci ho avuto tante situazioni in cui potevo rendermene conto, nel senso che qui in Italia ho avuto poche possibilità di esprimermi. Ho fatto qualche lavoretto in Bonelli, serie, diciamo, marginali per ragazzi, solo colore, per poi fare il mio primo, diciamo, lavoro totalmente disegnato e colorato tramite un'autoproduzione. Quindi, diciamo, abbiamo studiato una storia io e il gruppo di Kurogem per fare questa storia Chimera Mendax, in cui lì mi sono reso conto che potevo fare anche il disegnatore completo, cioè quindi disegnare e colorare una storia intera. E calcolo che poi queste qui sono le tavole che ho presentato al colloquio con Marvel, e quindi sì, quello è stato il mio primo, diciamo, step verso il disegnatore completo. A questo punto, prima cosa ti chiederei, ma che cosa intendi per microespressioni? Se questa parola... Allora, io quando parlo di microespressioni intendo quelle, diciamo, espressioni facciali che non cogli subito, perché magari
sono appunto talmente leggere che però ti fanno pensare già alla sensazione che il personaggio suscita e che sta provando. E quindi sono quelle che secondo me fanno la differenza, perché da una situazione in cui magari un personaggio è contento potrebbe nascondere dentro invece tristezza, e quello magari lo cogli tramite una microespressione che fa prima di una risata o dopo di una risata, e quelli sono quei dettagli poi che fanno, che arricchiscono la caratterizzazione di un personaggio e lo fanno diventare un po' più vero, un po' più realistico. Quando conta riuscire a fare un lavoro a breve tempo con buone caratteristiche, ma soprattutto rispettando i tempi che ti vengono dettati per un giovane soprattutto che sta crescendo? Allora, rispettare i tempi ti fanno percepire come un disegnatore responsabile innanzitutto, perché la prima cosa che deve arrivare ovviamente è il fatto di consegnare in tempo, perché c'è tutta una scaletta di pubblicazioni che va rispettata e eccetera. Ovviamente non c'è bisogno di una qualità, perché poi se no non ti chiamerebbero, però per dire, un disegnatore da 10 con tempistiche da 5 funziona molto meno, specialmente all'inizio, quando poi non hanno la possibilità e la voglia di aspettarti, perché magari non hai un nome che vende, e quindi è più difficile emergere in quel caso. Se sei una persona invece che rispetta i tempi, che fa anche un'ottima qualità, poi piano piano avrai i tempi un po' più dilatati in cui lavorare con più tranquillità, insomma, e quindi avere una situazione un po' più agevole anche per poter studiare nuove tecniche e arricchire il proprio stile. Nella realizzazione di un disegno, delle tavole, qual è la parte più stressante, il momento in cui ti trovi davanti al foglio bianco ma già c'è tutto scritto? Allora, è sicuramente quando hai il foglio bianco, perché quando hai il foglio bianco non hai un appiglio su cui appunto far fede. È una situazione in cui poi devi gestire e costruire una tavola da zero, cioè nel senso tutto quello che tu leggi sulla sceneggiatura va riportato su un disegno, e quello che farai in quella prima fase saranno le fondamenta per un'ottima tavola o una pessima tavola. Quindi lì c'è bisogno di fare uno studio approfondito sulla regia, sugli ingombri dei personaggi, sulla trovare la vignetta importante che va appunto messa in risalto, quindi magari una grande vignetta e il resto che fanno da comprimarie. Diciamo, creare un equilibrio che faccia sì che la tavola sia bella anche messa da sola e non solo all'interno di un'intera storia, ecco. Tu hai citato infatti la regia. A questo punto il disegnatore in realtà è un regista con fogli di carta in cui presenta una sequenza di immagini, quindi come se fosse un regista, quindi bisogna studiare anche regia. Sì, per me è fondamentale studiare film e serie TV da cui prendere spunto per nuove prospettive, nuove scelte e tagli registici, perché specialmente nel mio caso, che è uno stile realistico, mi faccio molto allo stile cinematografico che vedi nei film e nelle serie TV, per l'impostazione di una scena, per il taglio appunto registico di di tanti registi di diversa natura, che hanno magari un taglio action, un taglio più drammatico, e quindi poi trasporlo e farlo tuo quando poi devi fare una storia che si presta più per una storia appunto drammatica o d'action. Hai lavorato con tanti sceneggiatori, qual è quello che ti ha dato o comunque ti ha fatto anche crescere a livello lavorativo? Ma sicuramente è Kelly Thompson. Io per lei ho un debole, perché lei è talmente brava da essere assurda, perché comunque quello che fa lo rende realistico tutto quello che fa, ha una scrittura, un lavoro di scrittura magistrale anche per singole battute tra personaggi. È un qualcosa che a me ha dato tantissimo, perché a parte lei è una persona squisita, ti mette a tuo agio, nonostante è un premio Eisner, quindi è la miglior sceneggiatrice dell'anno 2021, e poi con lei sono cresciuto tantissimo, sia perché è stato il mio esordio in Marvel,
Sia perché adesso l'ho rincontrata per fare Decal, in cui stiamo facendo una cosa nuova, stiamo creando una storia nuova da zero e di cui siamo molto gelosi e stiamo, diciamo, finendo i dettagli per poterla poi pubblicare, credo entro fine anno. È più interessante dare una nuova storia a un personaggio già esistente, una nuova vita, oppure generare un supereroe nuovo con superpoteri nuovi, con diverse caratteristiche che probabilmente qualche supereroe non ha? Allora, mi sono trovato bene a fare il rilancio di Capitan America, perché comunque, a parte il blasone di Capitan America e l'onore di averlo disegnato, è impagabile. E però disegnare un qualcosa di nuovo, più tuo, più intimo, è sicuramente una sensazione che non apprezzo, perché comunque crei un qualcosa, ci metti del tuo, quindi è proprio una cosa che di base ha più importanza per te, perché appunto ti permette di crescere sia a livello umano, perché ti misuri con qualcosa di nuovo che ovviamente avrà un po' più difficoltà all'inizio per farsi strada all'interno di una serie di storie già esistenti e già amate dal pubblico. Però in quel caso poi hai la possibilità di fare centro, perché sia per te stesso sia per il pubblico, mettendo su carta una cosa nuova che magari non ha visto mai nessuno. Intanto, prima cosa, che differenza passa tra lo stile, la gestione dei fumetti americani e nella gestione dei fumetti in Italia? Allora, diciamo che è una cosa più culturale per quanto riguarda la gestione dei fumetti. A livello proprio culturale ti dico, c'è un po' di difficoltà qui in Italia a creare una nuova generazione di fumetti, una nuova generazione di storie che in qualche modo abbracci anche i nuovi lettori. Ed è questo, secondo me, un problema che magari spero venga risolto, anche perché poi è normale che i nuovi lettori vadano a cercare un manga o un fumetto americano, perché sono fumetti che parlano a loro, sia per storie sia per personaggi, per colori, per proprio una questione di estetica. In America, appunto, come ti dicevo, invece c'è più una gestione... Mi sono cagato. Scusate. In America ci sono questi individui, ecco. No, a parte gli scherzi, in America c'è una gestione, diciamo, più pro pubblico giovanile, che quindi anche grazie ai film riesce a vendere di più e a parlare di più verso ai giovani, senza ovviamente togliere a chi è un fan di vecchia data, che comunque, cioè, prova piacere a rileggere storie nuove su un personaggio già esistente molti molti anni fa. E se ti dico Lucca Comics? Ah, Lucca Comics, bella fiera per me, a me è dato tantissimo, per quanto sia stato pochissime volte, credo 4 o 5 volte, una da ospite della Panini, e ti dico, a me è dato tantissimo perché lì ho fatto il mio primo colloquio con Marvel e lì mi si è aperto un mondo in qualche modo, perché poi da lì in poi ho lavorato per Marvel. E comunque è un'ottima opportunità per i giovani, perché lì ci sono tante case editrici che cercano tante possibilità per proporre progetti nuovi. È una bella fiera, forse dovrebbe essere più incentrata sul fumetto, magari si sta perdendo un po' questa cosa, anche gli autori si stanno un po' mettendo da parte. In realtà dovremmo tornare un minimo a centralizzare gli autori, che sono quelli che hanno dato vita poi ai fumetti che appunto vengono venduti e su cui magari anche i cosplayer, no, si dilettano per fare costumi, no? Quindi... Ma gestando sulle emozioni, qual è stata la tua emozione quando hai sentito dire ok, sei nella Marvel? E soprattutto, qual è quella frase che ti è rimasta, che ti porti dietro quando ti hanno... sei entrato in Marvel e ti hanno ripetuto probabilmente più volte, e tu adesso te la porti dietro come forse tanto, quasi un ricordo indelebile che rimane attaccato alla tua pelle? Allora, la prima cosa a cui ho pensato è stato quando mi è arrivata proprio l'email di Purdin, che mi ha detto appunto che se ero libero tipo dopo per un mese o un due mesi, perché voleva insomma vedere se ero disponibile a lavorare per lui.
E poi appunto la firma del primo contratto è stata una delle cose che non dimenticherò mai. Io sono attualmente un disegnatore esclusiva per Marvel, e la firma del primo contratto mi ha fatto dire: ok, ce l'ho fatta. Da qui in avanti poi dipende da me se migliorare o se rimanere dove sono, però intanto ce l'ho fatta. E da lì in poi è stato, anche a livello di un peso dentro, è stato tutto molto più leggero, più vivibile, anche perché poi la prima parte di un disegnatore è sempre un po' delicata, cioè è difficile perché non hai è difficile perché devi competere con il mondo intero, quindi il discorso di avere poi un contratto Marvel ti permette di dire: ok, io sono tra quelli che ce l'hanno fatta, e da qui in poi saranno gioie, insomma, se manterrò una certa qualità e disciplina, ecco. Hai lavorato poi in seguito con anche chi ha insegnato. Qual è l'emozione di avere come collega poi colei che ti ha fatto da insegnante, da tutor alla fine? No, è stato figo perché poi ho potuto parlare, diciamo, sullo stesso piano, ma in realtà per fare una battuta, perché poi io principalmente all'inizio ho parlato molto con Arianna Florian e David Messina, Ilaria Traversi, che mi hanno insegnato tanto e mi sono sempre stati vicini durante il percorso di maturazione artistica. E io all'inizio, ovviamente, perché appunto studiando da loro, sono stati i miei professori, ed è stato figo poi trovarli come colleghi e parlarci, insomma, in tranquillità, come se fossero appunto amiconi e colleghi. Prima cosa, che cosa consiglieresti a un ragazzo se vuole intraprendere questo mondo? E poi, per ultima domanda, te la poniamo a te: se ti dovessi porre una domanda, come te la porresti? Allora, i consigli che darei a un disegnatore, a un aspirante disegnatore, il primo consiglio è quello di avere tanta determinazione, e di base ci deve essere tanta passione, che sono, diciamo, ingredienti che ti permettono di avere un controllo della fatica e di tutti quei no che arriveranno all'inizio, ma che fanno parte di un percorso di crescita, perché nessuno nasce imparato, è un po' un classico. Però ti permettono di aggiustare il tiro, di capire magari dove sbagli, dove invece vai forte. Però ecco, tanto lavoro tutto il giorno, e avere quel tipo di costanza, di curiosità, che ti permette poi di andarti a cercare uno stile diverso dal tuo, soluzioni nuove per poter arricchire il proprio stile ed essere sempre fresco e pronto per il mercato che poi, quando ti chiameranno. E la domanda che ti vorresti, che forse abbiamo dimenticato quest'oggi? Allora, la domanda che mi porrei è sempre sui consigli, perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Io quando tipo facevo l'aspirante, quando ero un aspirante disegnatore, e cerco di esserlo tutti i giorni per potermi migliorare ogni giorno sempre di più, era sempre la ricerca di... con internet ovviamente ho avuto vita facile, però non ho mai trovato tanti diciamo eventi che potessero togliere quei chilometri che c'erano tra me e magari un disegnatore completo e un professionista. Non ho avuto mai la possibilità, anche nella mia città, di avere uno scenario del genere, e quindi trovare difficoltà a parlare direttamente con una persona che ha fatto già quel percorso è stato frustrante all'inizio, perché io avevo tante domande da fare per poter aggiustare il tiro, per poter capire quale strada prendere, no? Poi ovviamente la strada sta dentro di te e in base al tuo stile, non c'è qualcuno che può darti una risposta, diciamo, perfetta, però ci sono tante risposte, quelle che mi sento anche io di dare dall'esperienza di 5 anni in Marvel, su quello che potrebbe, diciamo, migliorare una condizione di un aspirante disegnatore, che ovviamente si trova davanti un mondo, competere con il mondo intero non è facile, e insomma io e tanti miei colleghi ci siamo passati tutti quanti, immagino, e quindi poter dare un certo tipo di risposte per me è gratificante, perché do delle sicurezze che io non avevo, e quindi è proprio un piacere, per me fare portfolio review è una cosa bellissima, perché ho la possibilità di dare quei consigli che avrei voluto sentirmi dire quando cercavo di migliorare il mio stile. Ecco. A proposito, se si presentasse un manga, un giapponese, a dire: vieni a lavorare da noi, vorresti a disegnare, non so, un One Piece, un Naruto o un Lupin?
Per le condizioni dei mangaka non tanto, perché già Marvel ti mette a dura prova. Diciamo che quei personaggi a me stanno molto a cuore, io mi nutro di anime costantemente e di manga, quindi per me sarebbe figo poter fare delle variant magari. Proprio disegnare manga sarebbe un po' difficile, perché quello è uno stile, è una scuola totalmente diversa da quella americana, per quanto un minimo si stanno assottigliando le divergenze, le differenze, no? tra i due mondi, che poi due mondi distaccati non sono in qualche modo, però è un po' più difficile da disegnatore occidentale a fare un manga proprio per una questione di impostazione registica e di tratto. Allora, spoileriamo, quali ti piacciono i personaggi in genere giapponese? Ah, di genere giapponese sicuramente All Might di My Hero Academia, Deku, ultimamente sto vedendo molto Demon Slayer, quindi Tanjiro. Però sì, ti direi questi. Poi ovviamente c'è, nel mio cuore c'è Goku e Vegeta, che da quando sono piccolo guardo e leggo. È stato il mio primo manga, per dire. Quindi loro sicuramente occuperanno sempre un posto nel mio cuore. Però per i nuovi arrivati sicuramente All Might e Tanjiro. A questo punto ci mancano i saluti finali. Ciao a tutti, grazie mille per questa giornata e per l'intervista. In collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro.